cannellami d'argento che vale 4,50. Non c'è opera. Non c'è opera, caccia era un'opera. Ma l'opera di grano è rimasto Giuliano. Mastro Giuliano. Ma non una lanza che c'era in Francia. La Francia Lombardia. Dove sta Madame Lucia, riesce. Riesce su. Scagliente un trattore. Scagliente mio d'argento, che fanno tutto cinque. Non piove, non piove. C'è l'amore, amore è un grano, il mastro Giuliano, il mastro Giuliano, ma non una lanza che c'era in Francia, la Francia Lombardia dove sta una mamma uccida, riesce. Riesce solo. Scagliente imperatore, scagliente via d'argento che vado 400, non piove, non piove, che c'era amore, amore è un grano, esce solo, esce, esce solo. Matteo. Un altro giorno. Un giorno come un altro. Un giorno l'altro, senza sole e senza luna, siamo tutti, penso di sì. Allora possiamo cominciare. Mi sentite? Mi sentite? Sì. Laggiù mi sentite? Sì. E tu? Tu mi senti? Forte e chiaro. E allora?
prometendo di pagare a peso d'oro tutto
lo sporco, il sudicio, che le ragazze fossero riuscite a portare a corte. Oh, questo destò un certo stupore tra i sudditi. E qualcuno arrivò anche a pensare che il re fosse impazzito. Ma parola di re non si contesta. E dunque, il giorno stabilito, si presentarono a corte schiere di fanciulle con enormi cesti pieni di ogni tipo di spazzatura, che il re faceva puntualmente pesare e ricompensare con il corrispettivo in oro. Niente più come il tempo. Solo a fine giornata e quasi allo scadere del tempo, si presentò una bellissima fanciulla. Ovviamente la bellezza nelle favole d'obbligo, soprattutto se trattasi del figlio del re, che tutta trafelata e stringendo in un sol pugno una manciata di polvere, si rivolse al re e disse: Maestà, per quanti sforzi io abbia fatto nel pulire casa da cima a fondo, questo e quanto sono riuscita a racimolare. Lei è la degna sposa per mio figlio, pensò il re. E così fu. Le nozze furono celebrate con grande sfarzo. Tutti i sudditi vennero invitati. Ah sì, e vissero tutti felici e contenti, come solo nelle favole accade. La morale? Cosa diventa da adulto un bambino che si è sentito raccontare una favola come questa? I granni e a scadenza settimanale. Oh, passa la vita lucidando casa in attesa del principe azzurro. Un altro giorno senza sole e senza luna. Senza il colore di una stagione, senza neve, senza grigli, solo fumo e cenere, ed una strada di pietra di cui io sono uno scalino. Io, Astaroth, principe del male. Da 1000 anni sto qua e giudico. E sono stanco di questo. Ah!
d'accordo. Non ti piace. Nemmeno questa mia versione un poco audace. Sto solo cercando di adeguarmi ai tempi. Cosa devo fare? Non posso ancora presentarmi, fatto di pezzi e di ritagli di animali innocui, ali di pipistrelli, zoccoli di capra, coda, fauci, volente e nolente, questa è la nuova immagine del diavolo. È la moda, capo. Rinnovati. Cosa dici? Sembro una troia. E allora, sono tremendamente attuale. La culla musica. Quella che piace a te. Tanto, per quel che valgono le mie ribellioni, ora come allora. Io mi rilasso e mi adeguo. Manco fossero comodi questi trampoli. Lascia, io pianga, io tutta sole, perché solo sui la mia libertà, e questo spi, la mia libertà.
capisce così, più rassicurante. Come non dargli ragione? Termino qui, impotente. E niente, niente di quello che avrei potuto fare o non fare, dire o pensare, mi avrebbe condotto ad una meta diversa. Naufragata in origine l'audace impresa di opporre il nostro debole calore alla loro gelidità. Invano, lo so da tempo. Tentiamo di sottrarci alle loro violenze. Eppure c'è stato un tempo in cui credevo ancora che loro ed io volessimo la stessa cosa. Ma la ragione è di chi ha successo. Non avevo saputo fin dall'inizio che non ero dalla parte della ragione. E allora mi sono lasciato cadere perché troppo fiero per cedere a loro. Può darsi, ma ormai è tardi e mi restano solo parole, senza il conforto della speranza o della paura. Sì, perché anche la paura può essere liberata, a dimostrazione che essa è parte di ogni cosa o persona che viene repressa. Ora il nocciolo viene lavorato con cura. Ora mi è possibile far uso di quello per cui mi sono allenato tutta la vita, dominare i sentimenti mediante il pensiero. L'amore, prima, ora, la paura. Ah, clienti miei, non mi spaventate, sono scaramucce quotidiane. E che noi vecchi diavoli siamo così? È il nostro lavoro, borbottiamo di scenari oscuri e minacciamo tormenti, ma fa parte della sinfonia. C'è chi promette salvezza e chi l'abisso. Non mi guardate così, ora. Avete profeti di sventura, ma anche la fortuna, il destino, il gioco del lotto, le medicine miracolose, il buon governo, l'amore eterno. Quanto vi piace questo aggettivo? Come si vede che conoscete un tempo non la misura tremenda di questa parola, eternità. Accontentatevi di un risveglio ogni mattina, non pensate troppo all'eternità, lasciatela agli sciocchi. Ai fanatici. Ma nella grande sinfonia c'è chi fa promesse e chi invece, come me, deve parlarvi del male. Siete pronti? Mi metto comodo. Fa per dire. E che voi uomini e donne non volete vedere voi stessi proprio così, non lo sopportate e avete bisogno di una raffigurazione che vi sia estranea.
Per questa ragione create simboli, idoli. Per questa ragione ci creò. Per essere noi, al posto di ciò che non osate riconoscere dentro di voi. Poi ci chiamate eroi, santi, diavoli da pregare o da bestemmiare, poco importa. È contro un'epoca che ha bisogno di santi e di eroi. Non c'è niente da fare. Lo sapete bene quanto me. Ma il trucco funziona. E dunque io rappresento il male così come mi avete immaginato. O così. E per evitare il male, basterà che non diventiate uguali a me. Ma attenti, perché sia noi, con le nostre ali grigie, da gallina che loro, circonfusi di luce e con ali di cigno. Non aspettiamo altro che la vostra morte. Sia loro che promettono che noi che minacciamo siamo vicini a voi solo per giudicare. Altro non c'è nel gioco. Diffidate di chi sostiene il contrario. E non sono pochi. Ma, ripeto, io sono stanco. E non condivido il loro entusiasmo lassù, dove ancora si rallegrano della bella trovata. Catalogano genocidi, inventano modi di misurazione, parametri di bontà, civiltà, cittadinanza e delimitano i peccati e li catalogano come insetti e fanno dibattiti. Fin dove, fin quando e perché fanno finta di chiedersi. Perché tutto questo accade? Perché i bambini, gli innocenti, fingendo di non sapere che fin dall'inizio tutto era scritto, era voluto. Che celesti, sublimi ipocrisie, tutto si ripeterà, perché così si vuole. Vuolsi così colà dove si può e ciò che si vuole più non dimandare, invece io domando cosa giudicare. Giudicare senza giustizia. Giudicare e continuare a uccidere quassù e laggiù. Mi chiederete, e allora, questa roccia nera, e il fumo, e il fango infuocato, e le grida, ma via! Ma via! Un filmaccio di terza categoria. Una sola giornata, di una qualsiasi guerra. Laggiù da voi. Non tiene più orrore del più grande inferno mai disegnato o pensato.
realtà. Piccoli, come bambini. Sono plastico. In questo siete ineguagliabili. Quanto siete bravi a farvi la guerra. Nessun'altra creatura. Possibile che dopo milioni di anni di evoluzione c'è chi la definisce così? Non siate ancora capaci di vivere in pace gli uni con gli altri. Parliamo delle motivazioni? Guerra umanitaria. Un ossimoro! Guerra di religioni, un altro! Sapete rendervi ridicoli. Sapervi a sua immagine. Deve avervi montato la testa. Una guerra. Modella di uomini di cui si appropria. Quanti ne ho veduti? Quanti ne arrivate qua su straziati e dilaniati dalla guerra, ma tutti innocenti? E già, perché parole come assassinare e macellare sono sconosciute agli assassini e ai macellari. Ed è sempre la stessa musica. È possibile sapere quando comincia la guerra, certo. Durante la guerra poi si pensa solo a come andrà a finire e si rimanda la vita. E quando finisce la guerra, che siate vincitori, la frase più ricorrente è mai più. Ma poi, come dimenticate in fretta e totalmente. E avanti. Alla prossima. Tra uccidere e morire c'è una terza via. Vivere. Ma questo voi non lo capirete mai. Mi guardate male. Mi annoio forse? So a cosa state pensando. Lo indovino, ma chi sei tu per giudicare? Ed è vero, avete ragione, ma non l'ho scelto io. Io un tempo ero come loro, circonfuso di luce e con ali di cigno, da non crederci. Ma poi, un giorno, ho semplicemente detto basta tanta ipocrisia ed eccomi qua, questa è la loro vendetta. Tenermi qui, solo, su questa roccia, a giudicare me, Astaroth. Io vorrei scendere e gridare ed aiutarvi a dannarvi e sbranarvi. Eccomi qua, a instillire in un lamento eterno ed inutile. Pensare con la mia testa, parlare con la mia voce, il massimo. Ecco la parola del diavolo, ecco la voce di colui che si ribella, di chi non si china al dolore. Ebbene sì,
altro. Non ho voluto. All'occorrenza potrei dimostrarlo, ma chi? Chi è disposto ad ascoltarmi? Non certo loro lassù, i miei simili avati, e il maestro di tutte le indifferenze, né tantomeno voi laggiù, indaffarati come siete nella vostra quotidiana idiozia, di accumulare cose solo per dimenticare di non essere. Di ogni altro moto dell'anno, più profondamente persino della mia paura, mi impregna, mi corrode, mi avvelena l'indifferenza dei celesti verso voi umani. L'ho detto. E per averlo semplicemente detto, eccomi qua. Perché non il misfatto, no, ma il suo annuncio fa impallidire ed anche infuriare gli dei e gli umani, lo so dalla mia esperienza. Ammesso anche che preferiamo punire colui che nomina il fatto piuttosto che colui che lo compie. In questo siamo tutti uguali, uomini e dei. La differenza sta nel saperlo oppure no. Ma io, Astaroth, fatto della stessa materia di cui sono fatti i sogni, e vi auguro di non sognarmi mai. Voglio rimanere testimone della celeste, sublime ipocrisia della quotidiana idiozia umana. Anche quando non esisterà più un solo essere umano che mi chiederà di rendere testimonianza. E invece sono stanco, non voglio parlare più. Tutte le vanità e tutte le consuetudini sono bruciate, deserti luoghi dell'animo da cui potrebbero rinascere. Per me non ho più compassione che per gli altri, non voglio dimostrare più nulla. Chi ritroverà la parola e quando sarà di quelli a cui il dolore spacca la testa, e fino a quel momento, fino a lui, solo l'urlo e il comando e il lamento e il signor sì degli obbedienti. Anche se non ti piace, ti piace
Perdonate lo sfogo. Ne avevo bisogno. Gucci, Gucci, Gucci. Sento odore di crisca e Gucci. Vedo un'anima che sale a me. Salire dove? Questo non ve lo dico. No. Ma non è come pensate voi. Le suddivisioni sono molto più bizzarre e complicate che un semplice supermercato a tre piani. Non vogliate sapere di più? La sorpresa è uno dei pochi doni divini che vi è concesso. Tenetevela stretta. Ed ora vi devo lasciare. Devo occuparmi di qualcuno in particolare. È stato un piacere. Sì, è stato un piacere interloquire con voi. Interloquire. Ho sempre solo parlato io, ma chissà, chissà che un giorno non possiate rifarvi, eh? Chissà che un giorno non ci conosceremo. Sicuramente ci conosceremo. Io sto qua ad aspettarvi. In omnia saecula saeculorum. E dove volete che vada? Ma ora, lasciatemi assumere una posizione da giudice. Qualcosa di autorevole, qualcosa che spaventi senza intimorire. Ma che commedia quotidiana. Ad ogni modo, mi si nota di più se faccio vedere le unghie o le altre. Dopo se ne mangiava più corella. Di corella mia come facesti quando non cavolo potevo visti. Di corella mia come il cavallo quando non cavolo. Da mille anni sto qua e giudico. Buio.